Storie e leggende di San Vicente. Fortificazione reale e immaginario. De Giota Moniz Giuna. Nella documentazione storica relativa alla protezione delle fortificazioni militari e capitaneria marittima di Plaza de Santos, altre contenevano citazioni su forti reali immaginari, come il forte di San Juan, che sarebbe esistita in Isola Carvalho, che a parere di Alberto Storica Souza sarebbe l'attuale Barnabà dell'isola, dove notte mai nemmeno iniziato, e che sarebbe stato immaginario. Anche se lo storico descrive Washington Luiz, che in tutto il tempo che rimase a San Vicente, il signore Martim Afonso de Souza non ha fatto fortificazioni per la difesa della terra, Benedetto Calixto sostiene che il Donato, nel pensare quartiere generale della difesa, la colonia, oltre torre di difesa scortese, cerco di fortificare i presidiari, non solo il villaggio di San Vicente, così come la città di Itanhaém, che le circostanze lo ha costretto ad aumentare il baluardo di difesa a Porto da Naus, di fronte a Porto di Tumiarú, a tirare il naturale barriera bocca da barra di San Vicente, di fronte al villaggio primitivo Isola del Sole. Lo storico JF di Alameda Prado si riferisce anche alla forza di Tumiarú, dove il futuro si alzava a ribera das Naus. Dobbiamo ricordare che l'isola suddetta, chiamata dal storico detto Isola del Sole, non è l'isola di Sant'Amaro che aveva un nome in epoca coloniale, nel caso in cui la citazione per l'isola Etzmuti, ora conosciuta come Isola Pochá, con riferimento alle fortificazioni primitive. Storico Joaquim Duarte Alves Feitosa, si disse che ai piedi della collina Barbosa San Vicente, tre fortificazioni afonsini chiamata Torri di Pietra, che a questo punto fino al Bertioga, barra di Bertioga, seguite fortificazioni, difendere quel villaggio di Santos, in cui gli abitanti erano sempre pronto, tenendo attacchi da parte di indiani o di altri, o di atti di pirateria. In pianta antica sull'isola di Sant'Amaro e San Vicente, il Frei João José di Santa Teresa si segnalano cinque fortificazioni, una Bertioga nella Vera Cruz di Itapema, Santa Maddalena Barra Grande, altro canale di fronte al Barra, probabilmente l'estacada di Castro, infine l'ultima a sinistra, la barra alla Fosse del San Vicente, tra il ponte sospenso, corrente e spiaggia Paranapuan. Se questa fortificazione, quinto e ultimo, che si presume essere il famoso Fortalezinha, eretto fin dai tempi coloniali, vicino Paranapuà, vecchia fattoria, perché secondo il rapporto di Edson Telles de Azevedo, in spiaggia esisteva in epoca lontana Fortalezinha, o Casa di Pietra. Questo forte era sulla strada per la Paranapuan e spiaggia, proprio sulla punta o mangolo,
prima di arrivare il corrispondenza di detta piccola spiaggia, il sir del professore stesso, costi Silva Sobrinho, fa la tesi seguente. Il forte più tardi conosciuto come Fortalecinha, che si trova in bacini vegetali menzionati il bar, il porto di Santo, sollevata dal barone Tefé nel 1876, la mappa della Commissione Geografica e Geologica dello Stato di San Paolo, l'edizione preliminare del 1911, il lavoro di Calisto, fu proprio presso il sito denominato in seguito Fortalecinha o Cassa di Pietra. È noto che il 24 maggio 1766, Capitano Generale, Capitaneria di San Paolo, Don Luiz Antônio de Souza, ha ordinato il Capitano Fernando Guimarães Latem, comandante di Fortaleza di Barra Grande, villaggio di Santos, che era il villaggio di San Vicente, con l'obiettivo di delineare due forti, in base alla capacità che aveva la prima e la seconda su isola a Ponta di Bananao, e che ognuno aveva il grado di ospitare quattro pezzi. Altri manoscritti antichi forti è citato nel Punta Camarone, senza notizie circa l'anno della sua costruzione, compresso avere dubbi su dove sarebbero stati sollevati il rispetto il maresciallo Daniel Peter Mille, che è stato il corpo reale degli ingegneri, che nel 1830 la sua guarnizione in tempo di pace era solo tre uomini, raccontando in tempo di guerra con un ufficiale, dos inferiore, 10 artiglieri, 30 serve artiglieri e 20 soldati. Sulla sua posizione probabile, di cui si parla fino ad oggi, vediamo il parere dello storico Francisco Martini de Santos. L'almanacco della provincia di San Paolo dal 1870 cita anche affermando che la loro costruzione era stata fatta solo in parte, non fu mai completato. Era vano corso indeciso perfettamente, senza essere in grado di identificare con certezza dal momento che anche il vecchio Santos in avanti avrebbe potuto consultare nulla. Tutto poiché le antiche mappe della città di Gambero Ponta, indicate come il grande Ansa del Paquetà, è possibile che esisteva una forte e non altrove. Per quanto riguarda le fortificazioni vicenziane primitive, si deve rivelare che, secondo il documento storico, il Fortalecinha o Cassa di Pietra esisteva in Ponta di Paranapuã, mentre la Torre di Pietra è stata sollevata nei pressi della collina di Barbosa. L'iniziativa di Gonçalo da Costa e Bacherol Master Cosme Fernandes, che ha protetto per alcuni anni la città di San Vicente, l'origine della città attuale, come marco e scudo della nostra civiltà prima. Come assenti, professor Francisco Martínez dos Santos, sempre lo stesso storico, afferma che la fortezza è stata la laurea prima fortificazione eretta nella torre di Stato presente di San Paolo. Non possiamo sapere con certezza se questo era l'isola Carvalho, ma vuole che noi a guardare come l'isola in sé era di Barnabà.
La famiglia Barnabà Vaz de Carvalho, in cui il nome di battesimo è venuto all'isola, è stata intrecciata con José Antonio Vieira de Carvalho, da Visconti di matrimoni. Barnabà l'isola, che è sceso per via ereditaria, in cui saranno ancora una trentina di anni fra esasselados le mura di una vecchia casa coloniale nel 1873. È stato possiede ancora l'isola di Donna Anna Zeferina Vaz Carvalho. Sarebbe quindi Isola Carvalho, dove aveva intenzione di erigere il nuovo forte San John, che per inciso non è mai stato avviato. Secondo libro, Andradas Dos, volume 1, pagina 42. Nosotros parliamo sobre storia e leggende di San Vicente, fortificazione reale e immaginario. E non abbrevi salve di Mimote, di Menezes, lo scriba.